Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a questa terza giornata di orientamento per l'Università Roma Tre. Io sono Marta Perrotta, insegno media digitali, televisione e radio al DAMS e sono qui per coordinare questo momento di presentazione dell'offerta didattica del prossimo anno accademico, quindi il 2020-21, del Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo a cui ovviamente afferisco. Quindi questo è il nostro momento di orientamento, quindi benvenuti e benvenute di nuovo, grazie di essere qui, e, anche se virtualmente, però insomma siamo contentissimi di accogliervi in questo momento. E la prima persona che parlerà in questo nostro spazio di presentazione è il professor Roberto Morozzo della Rocca, che è il direttore del Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, a cui cedo la parola. Grazie Marta, grazie a tutti di essere qui. Il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo unisce le forze di 70 docenti diversi tra loro per specializzazione, per offrire corsi di studio in tre settori umanistici, che ritengo essere cruciali oggi. Lo dice il nome del Dipartimento. Ci sono i corsi di filosofia che insegnano l'arte di pensare criticamente e di dare un senso al vivere collettivo. Ci sono i corsi di comunicazione che insegnano in maniera interdisciplinare come spendere i saperi in una società tutta interconnessa, in cui nessuno sta solo e in cui comunicare è l'arte di vivere. Ci sono poi i corsi del DAMS, cioè cinema, teatro, musica, arti varie dello spettacolo, che insegnano a fare progettazione culturale in un mondo affamato di contenuti e di creatività e che, contrariamente a quanto a volte si pensa, non è, si pensa banalmente alle volte, non è affatto un mondo dell'improvvisazione. Vorrei dirvi che tutti questi corsi quest'anno sono ad accesso libero. E poi vorrei dirvi anche che sì, normalmente sono corsi in presenza, come sappiamo tutti. La nostra non è un'università telematica, sono corsi nelle aule. Però nel primo semestre di quest'anno una parte della didattica dovrà andare per motivi di sicurezza sanitaria, come ben potete immaginare, online. Si svolgeranno a distanza, però offriremo, e soprattutto alle matricole, parecchi corsi in presenza, sempre con le debite precauzioni. Bene, su questi tre percorsi di saperi umanistici, il nostro dipartimento offre tre lauree triennali e cinque lauree magistrali o specialistiche, per intenderci. Di questo poi vi diranno meglio i coordinatori didattici che parleranno dopo di me. Io vorrei solo esprimervi un pensiero conclusivo per dirvi sulla scorta di grandi pensatori come Bauman, come Habermas, quello che mi pare sia il primo grande vantaggio dello studiare nei nostri corsi di laurea. Non che Bauman e Habermas pensassero al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, naturalmente, non credo che, ecco, però è un collegamento che voglio fare per spiegarvi la natura culturale del nostro Dipartimento. Bene, noi offriamo saperi umanistici che ritengo siano utili, ci permettano di vivere al meglio nell'età della globalizzazione, che è la nostra età. Cioè ci permettono di vivere quello che noi apprendiamo e insegniamo in maniera non spaesata, non disorientata, non ansiosa, ma cogliendo le opportunità offerte dalla rivoluzione globale, cioè quelle chance legate alla ricchezza della modernità attuale, legate alla sua varietà di scambi, di lavori, di realizzazioni, all'abbondanza di incontri, di luoghi operativi.
Allora, noi sappiamo bene, lo vediamo, la nostra società è sempre divisa in due, chi ha paura della globalizzazione, chi invece la cavalca. Il problema non è tanto questo, il problema è capirla per viverci bene. La globalizzazione può far paura, può suscitare reazioni molto comprensibili a difesa dell'identità, del locale, della sicurezza individuale, del garantito a priori. Le blindature sono una illusione, però non ci si può blindare. Alla globalizzazione non si può sfuggire, l'abbiamo visto con la pandemia del Covid-19. Non la controlliamo, però la possiamo capire, la possiamo selezionare in ciò che c'è di positivo, e soprattutto possiamo non subirla. Allora, l'invito, il mio invito è quello di approcciarsi alla vita senza la paura del diverso, senza l'orrore della mescolanza urbana, senza la fobia di ogni tribù che sia diversa dalla nostra. È un invito che vi faccio, voi aspiranti matricole, perché non siate in futuro degli emarginati impegnati solo a sopravvivere. Quindi vorrei dire, per affrontare a viso aperto questa realtà che viviamo tutti, questa globalizzazione, per avere, detto banalmente come padre di famiglia, un po' di successo nella vita, ecco, vorrei dirvi che proprio la cultura che offrono i saperi umanistici, è questo che costituisce le uniche armi che abbiamo per dominare la modernità, per essere protagonisti del nostro futuro da persone critiche e creative che sanno orientarsi in questa che è di fatto una giungla globale, la quale non possiamo uscire, non c'è altro che questa giungla, però possiamo viverla bene. Allora vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a Marta per il proseguimento. Grazie Marta. Eccoci, dunque, grazie direttore per queste parole di saluto e di invito, insomma, a una contestualizzazione più profonda dei nostri corsi di studio, dei nostri percorsi. È il momento appunto di andare nel vivo della presentazione dei collegi didattici e dell'offerta formativa e cedo la parola al professor Riccardo Chiaradonna per il collegio di filosofia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti e cominciamo questa breve presentazione del corso di studio in filosofia che io dividerei in due parti. Nella prima parte vorrei provare a rispondere a tre domande generali che immagino chiunque sia interessato a iscriversi a filosofia e a Roma 3 si ponga, ossia perché studiare filosofia nel 2020? Perché studiarla a Roma 3 e nel caso io mi iscrivessi a filosofia, che cosa andrei a fare dopo? Sono tre domande a cui vorrei rispondere molto sinteticamente. La prima, perché iscriversi a filosofia? Perché studiare filosofia? Filosofia ha questo stranissimo destino. Se noi guardiamo le discipline dell'insegnamento superiore, filosofia è la disciplina più antica. In fondo, noi chiamiamo l'università Accademia usando il nome della scuola di filosofia fondata da Platone. Quindi, insomma, la filosofia è antica come lo stesso insegnamento universitario e nel corso di circa 25 secoli ha superato non solo il Covid-19, ha superato la peste di Atene, ha superato la peste di Giustiniano, le ha superate tutte. E ha sempre dimostrato una vitalità che credo nessuna forma della conoscenza umana ha dimostrato in questi ultimi 25 secoli. Ma la filosofia ha sempre avuto anche un'altra qualità. Da quando è nata ci si è sempre chiesto: ma perché devo studiarla? Se noi andiamo a leggere i dialoghi di Platone, troviamo in fondo delle domande molto simili a quelle che vengono indirizzate ancora adesso a chi si vuole iscrivere a filosofia. Ma che ci fai? A cosa ti serve? Quale sarà il tuo ruolo nella società se studi filosofia invece di dedicarti a occupazioni più concrete? La filosofia quindi ha avuto questo doppio destino, una creatività e una resistenza che non hanno uguali nelle forme della conoscenza umana e anche il fatto di essere
continuamente messa in questione. Posso dire che la grande forza della filosofia è proprio la sua apparente debolezza, cioè il fatto di non avere uno scopo definito. Studiare filosofia, per usare il linguaggio che è un po' burocratico, che siamo costretti a usare, non è strettamente professionalizzante. Questo, da un lato, può sembrare una debolezza, dall'altro, se filosofia è studiata in modo consapevole, critico, è la grande forza di questo studio, che più di ogni altro, io credo, abitua e sviluppa quell'atteggiamento che è il pensiero critico, l'analisi di problemi complessi, la selezione e il ragionamento sulle informazioni. Pensate a quanto enormemente attuali siano queste competenze e conoscenze che ha legata allo studio della filosofia in un'epoca in cui noi siamo bombardati da miliardi di informazioni senza che ci sia un criterio per selezionarle e orientarsi al loro interno. La filosofia è sempre stata associata al pensiero critico ed è anche una delle ragioni per cui i governi totalitari spesso non l'hanno molto amata la filosofia. I filosofi fanno domande, chiedono, pongono problemi. Questo è, io credo, insieme la sua grande forza, la sua, quello che ha permesso alla filosofia in 25 secoli di avere questa grandissima vitalità. Legata agli studi, la filosofia non è necessariamente una disciplina umanistica. Se studierete filosofia a Roma 3, vedete che la filosofia è legata all'antichità. Io mi occupo di storia della filosofia antica, ma è legata anche alla matematica, è legata, e lo è fin dall'inizio, alla fisica, al teatro, alla poesia. Tutte le forme del sapere umano hanno un aspetto filosofico che la filosofia investiga criticamente. La seconda questione a cui volevo rispondere è: perché iscriversi a filosofia a Roma 3? Ovviamente ogni collega che presenta i suoi corsi invita a iscriversi ai suoi corsi, è ovvio. Io dico che iscriversi a filosofia a Roma 3 ha un senso preciso legato alla storia e al carattere dell'insegnamento impartito in questa università. L'Università di Roma 3 è un'università recente ed è questa la sua forza. Non abbiamo la lista degli allievi illustri degli ultimi 100 anni da infliggervi alla presentazione dei corsi. Noi sappiamo e speriamo che i nostri allievi illustri sarete proprio voi, magari, e comunque ogni allievo per noi è un allievo illustre e importante. Roma 3 è un'università che ha nel rapporto con gli studenti, tra docenti, amministrazione e studenti, un suo grande punto di forza. Gli studenti non sono dei numeri, sono delle persone, hanno un rapporto con i loro docenti e con l'amministrazione molto vicino, molto stretto, legato anche a tutorato, al rapporto con studenti seniores, lo vedremo anche oggi. Questo è una grande forza e un grande punto caratterizzante dei nostri corsi. E Roma 3 è un'università proiettata verso il futuro e il presente, oltre che il passato. È un'università in cui un ricco numero di scambi, Erasmus, di tirocini, permettono di costruire un percorso di studio che vada oltre la formazione strettamente universitaria. È un'università aperta al mondo. E questo mi permette di rispondere brevemente all'ultima domanda. Che cosa farò se mi iscrivo a filosofia? La prima cosa, e io vorrei a questo punto condividere lo schermo della pagina web del corso di filosofia, che potete tutti trovare molto facilmente. Basta cercare su Google Filosofia Roma 3 e troverete la pagina con tutte le informazioni relative al nostro corso di studio, la sua presentazione, la lista degli insegnamenti, una griglia che riguarda gli insegnamenti distribuiti per anno e poi naturalmente il bando per l'iscrizione. Che filosofia, laurearsi in filosofia, non offra opportunità di lavoro è un pregiudizio. I nostri studenti hanno spesso bei percorsi di lavoro in tanti settori, da quelli classici, l'insegnamento per esempio, alle organizzazioni non governative,
molti dei nostri studenti hanno degli eccellenti percorsi di lavoro in aziende, organizzazioni non governative, organizzazioni politiche, proprio perché la filosofia dà quella capacità di affrontare problemi complessi e pensare criticamente. Ma perché questo sia fatto è importante non chiudersi nell'università. È importante che gli anni dell'università siano anni di apertura verso il mondo, con il progetto Erasmus, con tirocini, siano anni di apertura e non di chiusura dentro un'istituzione. Vi dico solo, vi invito a guardare la pagina del nostro corso di studio, troverete nella lista degli insegnamenti, per esempio, una lista degli insegnamenti impartiti oppure comunque che possono essere sostenuti nel nostro corso di studi. Come vedete c'è un grandissimo carattere interdisciplinare, in modo tale che ogni studente possa personalizzare il suo corso di studio. E poi qui vedete un abbozzo di quello che diventa il piano di studio, cioè ogni studente sceglie delle discipline, alcune sono di base, come vedete sono discipline fisse, alcune possono essere scelte, costruisce un suo percorso di studio, non da solo, c'è un tutorato per le matricole, ci sono studenti borsisti che vi aiuteranno nella compilazione del piano di studio. Ecco, tutti questi adempimenti burocratici sono in realtà dei passi per la costruzione di un percorso di formazione che, se ben costruito, se non limitato, diciamo, all'università in cui si studia, è davvero una porta d'entrata verso il mondo. Roma 3, e qui chiudo, ha nella internazionalizzazione un altro punto di forza. Nella laurea magistrale abbiamo un titolo binazionale con la Sorbona a Parigi, abbiamo un altro titolo binazionale di logica e matematica, abbiamo tanti scambi con altre istituzioni e quindi, diciamo, una università il cui territorio, come per ogni vera università, è il mondo intero. Grazie mille. Grazie Riccardo Viradonna, e grazie mille per anche averci dato queste parole chiave di interdisciplinarietà, apertura e profondità e anche vitalità della filosofia. E veniamo adesso alla presentazione del Collegio Didattico in Comunicazione a cura della professoressa Francesca Iannelli. Credo ci sia un problema con l'audio. Io non sento Francesca, non so se è un problema mio. Francesca, vuoi provare a attivare l'audio, per favore? Non so se c'è stato un piccolo disguido. Francesca? Ti vedo ma non ti sento. Scusate. No. Chiedo scusa, forse dobbiamo provare a resettare la camera e il microfono della professoressa Iannelli e magari passiamo alla presentazione del Collegio Didattico di DAMS a cura del professor Enrico Carocci, se per caso è online e vuole provare ad attivarsi, così eventualmente risolviamo il problema con la professoressa Iannelli e proseguiamo. Enrico, ci sei? Se vedete, io sono pronto. Possiamo forse procedere, grazie. Intanto risolviamo con la professoressa Iannelli, grazie. Allora, il professor Carocci del Collegio Didattico in DAMS, ovviamente.
Grazie molte, buongiorno a tutti, sono Enrico Carocci, vi porto il saluto anche del professor Luca Versano che è il coordinatore di questo collegio didattico che peraltro ci sta ascoltando, se non sbaglio, credo di averlo visto tra i partecipanti, anche lui potrà rispondere poi alle domande che potrete porre in coda alle presentazioni nostre e dei nostri studenti. Io vorrei illustrarvi in maniera sintetica i corsi di laurea, soprattutto in realtà il corso di laurea triennale, che credo sia quello che interessi la maggior parte di voi in DAMS. Farò poi chiaramente anche cenno alle lauree magistrali che comunque esprimono i saperi che si raccolgono intorno al nostro collegio didattico. Per farlo vorrei risparmiarvi l'elenco dei corsi e quindi mi piacerebbe condividere, spero si veda, la brochure, datemi conferma se si vede per favore, Si vede. dei nostri corsi di laurea. Grazie. Si vede. Grazie molte. Allora, il nostro corso di laurea in DAMS triennale è suddiviso in due percorsi. Voi sapete che DAMS significa discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Studiare al DAMS significa occuparsi appunto di musica, di arti performative, arti visive, cinema, media digitali. Abbiamo pensato di suddividerlo in due percorsi. Il primo, come potete vedere, è il percorso in teatro, musica, danza, è quello più concentrato, diciamo, sulle arti performative, sullo spettacolo dal vivo. Come potete vedere, scorrendo rapidamente, il tipo di formazione che noi diamo è innanzitutto un tipo di formazione umanistica, solidamente umanistica. Ci trovate appunto, vedete, corsi che riguardano la letteratura, che riguardano la storia, che riguardano l'antropologia, l'arte moderna e contemporanea, ma poi c'è una parte del piano di studio e della nostra offerta, che è la parte più cospicua, legata a discipline caratterizzanti come non soltanto la comunicazione e l'arte, ma la musica, il teatro dal vivo. Per chi studierà teatro in questo primo percorso, teatro e musica, c'è anche un corso di cinema, evidentemente, perché poi esiste un sapere di base che noi cerchiamo di condividere per tutti i nostri studenti. E appunto, come vedete, però, una grande quantità di corsi sullo spettacolo dal vivo, sulla danza, sugli spazi teatrali, sull'attore, sulla musica e poi ancora scendendo, come vedete, sull'organizzazione dello spettacolo dal vivo, sui modelli gestionali e poi scendendo ancora, salto alcuni passaggi, una serie di laboratori di arti dello spettacolo e in coda una serie di insegnamenti in offerta libera, che sono gli insegnamenti che ogni studente può inserire nel proprio piano di studio sulla base dei propri interessi. Una struttura simile, scendo, ha il percorso dedicato a cinema, televisione e nuovi media. Cioè ci sono dei corsi che riguardano i saperi umanistici in maniera più generale, che sono corsi di letteratura, che sono corsi di storia, che sono corsi, come vedete, anche di estetica. E poi però ci sono dei corsi che riguardano più nello specifico i saperi su cui si concentra questo percorso, dunque la sociologia della comunicazione e dei media, la storia dell'arte, di nuovo dei corsi di base sulla storia della musica e la storia dello spettacolo dal vivo e del teatro e una grande quantità di corsi sul cinema e per cinema intendo insomma un orizzonte abbastanza ampio, cioè sia il cinema tradizionalmente inteso quanto i media audiovisivi, la televisione e la radio, il documentario che è una parte importante del cinema, le arti visive, le arti elettroniche che pure in realtà hanno una storia parallela a quella del cinema e ancora scendendo organizzazione e gestione dell'impresa audiovisiva, legislazione normative editoriali e poi scendendo ancora, come vedete, una grande quantità di laboratori che sono dei laboratori di filmmaking, di arti digitali, format e narrazioni televisive, operatore radiofonico, sceneggiatura per il cinema. Ecco, mi fermo qui. Che cosa significa tutto questo? Significa che studiare DAMS significa occuparsi di tutte queste cose, sia dal punto di vista dell'impatto culturale,
che le arti, la musica, lo spettacolo dal vivo, il cinema, i media hanno sulle nostre vite, sia dal punto di vista, come si dice normalmente, pratico. Ecco, c'è sempre un grande equivoco su cui mi piace portare la vostra attenzione, che è un equivoco che è più di senso comune che sostanziale e che riguarda la natura teorica o pratica dei DAMS. Allora, guardate, un DAMS è un corso universitario e offre un tipo di sapere che è un sapere di tipo umanistico, ma si tratta molto spesso, nella stragrande maggioranza di casi, di un sapere che si sostanzia delle pratiche. E questa è la ragione per cui nei nostri corsi triennali, tanto per ciò che riguarda teatro, musica, danza, quanto cinema, televisione e nuovi media, noi offriamo anche una grande quantità di laboratori. Questi laboratori possono, alcuni sono curriculari, altri possono essere inseriti dagli studenti nel loro piano di studio fra le attività a scelta, si affiancano a una grande quantità di tirocini che noi offriamo ai nostri studenti, che sono possibili per i nostri studenti e che sono resi possibili innanzitutto grazie alle molte convenzioni che noi abbiamo con una grande quantità di soggetti istituzionali e non presenti sul territorio romano. Grazie a queste convenzioni i nostri studenti possono toccare con mano gli ambienti presso i quali magari vorrebbero lavorare. Oltre a queste convenzioni, oltre a questi tirocini svolti all'estero, ci sono anche le strutture interne dell'Ateneo, delle quali vi parlo rapidamente e me ne vengono in mente innanzitutto tre. La prima è il Teatro Palladium. Presso il Teatro Palladium, che noi abbiamo già presentato l'altro ieri, quindi sarò veloce, ma insomma, presso il Teatro Palladium, che è un teatro di Roma, un teatro della Garbatella, ma è anche un teatro universitario, gli studenti possono svolgere tirocini, partecipare a eventi organizzati da noi o da altri, e insomma il Palladium è uno dei luoghi presso cui studenti di musica, di teatro, di cinema possono mettere in pratica, possono toccare con mano che cosa significa non soltanto partecipare, ma anche organizzare e magari in qualche caso contribuire alla creazione e all'organizzazione di spettacoli o di eventi. La radio, della radio non dirò molto perché abbiamo la fortuna di avere qui oggi come moderatrice la professoressa Perrotta che se ne occupa, quindi poi lascerò a lei il compito di dirci qualcosa rapidamente. Anche la radio è una struttura di Ateneo, ma che ha una ricaduta comunque per ciò che riguarda la didattica nei nostri corsi di laurea con un laboratorio di operatore radiofonico che peraltro credo vediate ancora nel documento che sto condividendo. E che peraltro a questo punto smetto di condividere per tornare in video. Terzo, il centro produzioni audiovisivi. Il centro produzioni audiovisivi è un laboratorio del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo in cui si realizzano film, per lo più documentari, ma non necessariamente documentari. I film che si realizzano sono talvolta al servizio delle attività dell'Ateneo. Spesso sono realizzati da professionisti, cioè questo è un centro di produzione al quale si rivolgono anche proprio dei veri e propri professionisti che realizzano film documentari che circolano nei festival e che quindi hanno una vita, insomma, professionale a tutti gli effetti. Talvolta però esistono dei professionisti più giovani, che sono i nostri studenti, che sono in grado di organizzare, di proporre dei progetti che sono di interesse, che sono sostenibili e che quindi vengono approvati. Dunque anche il Centro Produzioni Audiovisivi è uno dei luoghi presso cui i nostri studenti possono, per così dire, toccare con mano che cosa significa fare cinema, fare magari progetti di ricerca, progetti che hanno un grande impatto culturale perché evidentemente tutte queste strutture di Ateneo hanno una particolare sensibilità che forse talvolta manca al di fuori dell'università. E nel caso del centro produzione audiovisivi, insomma, si possono realizzare film al di là dei laboratori che noi comunque offriamo. Tutto questo per dire che non esiste in realtà
se non appunto in linea molto generale e nel senso comune, questa distinzione fra la teoria e la pratica. L'una e l'altra, come dire, si danno sostanza a vicenda, si danno forza a vicenda. I nostri piani di studio hanno, come sempre accade poi, una parte che riguarda appunto lo studio, quindi la scelta degli esami veri e propri, e poi una parte che riguarda laboratori, tirocini, idoneità e quant'altro. Gli studenti possono in parte strutturare il proprio piano di studio secondo i propri interessi. Perché fare tutto questo a Roma 3? Beh, perché in realtà quello di Roma 3 è uno dei DAMS più articolati d'Italia. Noi abbiamo un'offerta sia per ciò che riguarda le arti performative, la musica, il teatro, le arti dal vivo, appunto, lo spettacolo dal vivo, sia per ciò che riguarda il cinema e i media. Abbiamo una delle offerte più vaste d'Italia, una delle offerte più articolate d'Italia. Questo significa che voi da noi potrete farvi un'idea, diciamo, sufficientemente ampia e molto articolata dei saperi che riguardano le arti, la musica, lo spettacolo e i media. Che cosa fare dopo? Ma insomma, come diceva molto bene poco fa il nostro collega Chiara Donna, queste non sono delle lauree professionalizzanti, cioè non sono di quelle lauree per cui le aziende vi vengono a cercare soltanto perché avete questa laurea. Sono delle lauree che però consentono una grande quantità di sbocchi lavorativi. I nostri studenti sono artisti, drammaturghi, sceneggiatori, registi, ma sono anche operatori culturali, critici teatrali, musicali, cinematografici, lavorano nelle radio, nelle televisioni, nei festival, nelle rassegne. Insomma, in realtà gli sbocchi culturali ci sono. Per questo io poi vi rimando alle nostre pagine ufficiali che descrivono anche gli sbocchi lavorativi in maniera molto esaustiva. Quello che preme anche a me sottolineare è questo: gli anni dell'università sono degli anni importanti non soltanto perché si danno gli esami, e guardate, neanche soltanto perché si seguono i laboratori o si fanno i tirocini. Gli anni dell'università sono anni importanti anche perché si vive la vita universitaria, si incontrano persone che hanno degli interessi simili, affini oppure no, ma insieme a cui si possono realizzare progetti. Si possono realizzare progetti, si possono sviluppare idee. Io stesso ho studiato al DAMS e io stesso mi sono trovato molti anni fa a realizzare e a, come dire, a portare avanti i miei primi passi in ambiti che non sono soltanto quelli poi dell'insegnamento, che poi è la strada che ho seguito, ma in ambito della, per ciò che mi riguarda, della cultura cinematografica in genere. Sono anni importanti. Questa è la ragione per cui noi teniamo moltissimo al fatto che, appunto, si diceva prima, al fatto che le nostre matricole, i nostri studenti appena iscritti possano fin da subito, anche in queste condizioni, nelle condizioni in cui ci troviamo, toccare con mano, vivere un po' la vita, gli spazi, le classi, per ciò che riguarda l'inizio dei loro studi, perché la vita universitaria crediamo sia una cosa importante, sia parte della formazione che noi vi diamo. Ciò detto, appunto, non è sufficiente dare gli esami, seguire i laboratori, cioè darsi delle competenze, è fondamentale, ma non è sufficiente. Quello che è importante è anche essere, per così dire, attivi, creativi, osare. Chi sceglie un DAMS sceglie un corso di studi che probabilmente gli interessa, non lo fa per trovare lavoro, lo fa perché gli interessa. Io sono sempre convinto del fatto che nell'università di massa è molto meglio seguire le proprie inclinazioni, è molto meglio seguire i propri interessi. Seguire un corso di laurea che non interessa significa trovarsi intorno a molte altre persone che magari sono più motivate e che riescono meglio. È molto meglio andare avanti e con portare avanti, insomma, i propri interessi a dispetto di tutto. Talvolta, appunto, viene da pensare che discipline come quelle che riguardano le arti, la musica e lo spettacolo non portino direttamente a uno sbocco lavorativo. Non è vero, sottolineo quel direttamente. C'è bisogno del contributo, c'è bisogno della creatività e della competenza
dei nostri laureati. Questo riguarda le lauree triennali, brevemente poi chiudo, riguarda anche e a maggior ragione le nostre lauree magistrali, perché i nostri saperi si esprimono anche in due corsi di laurea magistrale. Il primo si intitola DAMS, Teatro, Musica, Danza, e appunto corrisponde un pochino al primo percorso triennale, ma è suddiviso a sua volta in due percorsi più specificamente concentrati sul teatro, la musica, lo spettacolo dal vivo, e su questo mi preme sottolineare il fatto che esiste da qualche anno un percorso che in maniera specifica vi avvia all'insegnamento della musica nelle scuole dell'obbligo, e dunque nelle scuole secondarie. E poi una laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale, ampiamente focalizzata sugli studi sul cinema, i media, la sociologia della comunicazione, che prevede un curriculum internazionale che vi consentirà a chi selezionato di svolgere due semestri all'estero, per poi avere addirittura un supplemento di diploma riconosciuto nei due paesi esteri presso cui si sono svolti i semestri di cui vi parlavo. L'internazionalizzazione è una cosa a cui noi teniamo molto, non soltanto a livello magistrale, anche a livello triennale, ma è stato già detto, voi studenti avete molte possibilità, avete la possibilità di confrontarvi effettivamente con il fuori dell'università, non soltanto con il mondo del lavoro, ma anche con l'estero. Avete la possibilità di svolgere esami all'estero, ma non soltanto. Grazie al programma Erasmus voi potete svolgere tirocini all'estero presso università, ma anche presso istituzioni, e potete anche svolgere periodi di ricerca per la vostra tesi di laurea. Il programma Erasmus è un programma estremamente ricco, che non consiste soltanto nell'andare a dare esami all'estero, anche se questo è uno dei principali aspetti, sicuramente quello più noto. Io credo di aver parlato abbastanza e poi vorrei soprattutto sentire le vostre domande, quindi mi fermerei qui e appunto, lasciando la parola alla professoressa Perrotta, le chiederei di dirci qualcosa, perché è un ottimo esempio di quello che ho detto sul laboratorio di operatore radiofonico. Grazie a tutti. Certo, grazie a te, Enrico. Chiudi l'audio che altrimenti rientra. E a proposito di audio, la radio è un laboratorio molto molto vivo all'interno della nostra offerta universitaria, perché è aperto a tutti, a tutte gli studenti e le studentesse di tutti i corsi di laurea, quindi non ci sono, diciamo, limitazioni a questo. Chiaramente all'interno del percorso DAMS ci sono delle occasioni formative più specifiche che preparano appunto alla produzione, alla messa in onda e alla pratica del speakeraggio al microfono, che è un qualcosa che effettivamente poi torna utile in ogni tipo di professione, saper parlare davanti alle persone o comunque sia farsi ascoltare attraverso solo l'uso della voce. Questo è un qualcosa che sicuramente prepara alla comunicazione professionale in maniera molto completa, ed è un esempio di pratica culturale, anche di saper seguire i propri interessi o scoprire delle passioni che magari sono nascoste e escono fuori in questa occasione. Noi abbiamo dentro la radio di Roma 3, che si chiama Roma 3 Radio, potete seguire chiaramente in streaming, è una grande quantità, abbiamo circa 150 studenti e studentesse che gravitano rispetto a tutti i corsi di laurea, e sono delle figure estremamente versatili, che sanno fare tutto, dall'editare un podcast ad andare in voce, fare regia, comporre jingle, sigle e accompagnare con appunto la loro voce una comunicazione verbale e musicale molto molto interessante. Questo è appunto uno dei tanti mondi e modi di scoprire le proprie passioni all'interno della nostra Università Roma 3. Vi ricordo che stiamo presentando l'offerta didattica del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Abbiamo leggermente invertito l'ordine di presentazione per un problema tecnico, abbiamo dovuto anticipare quella del DAMS su quella di comunicazione. Adesso però per fortuna dovremmo aver risolto, chiederei quindi al professor Francesco Ferretti del Collegio Didattico ovviamente di Comunicazione, lui è il coordinatore addirittura, che appunto sostituisce la professoressa Iannelli e ci racconta l'offerta didattica di comunicazione. Grazie Francesco. Sì, salve, buongiorno. Funziona il microfono, ecco, questo è la... Mi sentite? Vabbè, fantastico. Allora, dunque, sì, sono il coordinatore dei tre corsi di comunicazione e
Vorrei iniziare dicendovi quello che non vi dirò, cioè non vi dirò per niente le tabelle, gli esami, tutta quella roba lì, andatevela a vedere, ci avete tutto con precisione nei siti, perché quest'anno ovviamente non abbiamo potuto preparare il cartaceo, però quello troverete tutto, sia gli esami da fare, sia l'organizzazione interna. Ma invece voglio concentrarmi su, credo, quella che è la domanda a cui voi tutti volete una risposta, che è un po' questa. Perché dovrei iscrivermi a Roma 3, a comunicazione, e soprattutto che cosa ci faccio dopo con questa laurea in comunicazione? Quindi le opportunità di lavoro, credo che questo sia il punto davvero chiave che tutti voi, le vostre famiglie soprattutto, abbiate in mente nell'iscrivervi. Allora io vorrei darvi subito una dritta, chiamiamola così, per come scegliere un percorso di laurea triennale. Un percorso di laurea triennale si sceglie, secondo me, guardando alle lauree magistrali. Cioè, tenete conto, lo so che è troppo presto, già ancora dovete fare la triennale e pensare già a quello che accadrà dopo sembra una cosa, diciamo, al di là di ogni immaginazione. E però, a parte per il fatto che il tempo vola e 3 anni volano, ma soprattutto la vera specializzazione voi l'avrete con la magistrale, quindi ovunque voi vi iscriviate. Ovviamente iscrivetevi a Roma 3, però per i motivi che adesso vi dico. Ovunque voi vi iscriviate, tenete conto che di guardare alla laurea magistrale. Ecco, allora io adesso, anticipando un po' i tempi, appunto, vorrei presentarvi le due lauree magistrali, perché la laurea triennale che noi abbiamo è una preparazione alle due lauree magistrali che abbiamo. E uno dei motivi del perché vale la pena iscriversi da noi, è che noi abbiamo due lauree magistrali in comunicazioni molto molto specifiche. Vi dico subito una cosa, per esempio noi non abbiamo seguito la Sapienza, perché la Sapienza fa corsi di comunicazione fondamentalmente di tipo sociologico. Noi abbiamo abbandonato questa strada e i nostri corsi di comunicazione mirano a specializzazioni di due tipi, giornalismo e editoria. E adesso vi dirò brevemente un po' che c'è dentro questa cosa, e una seconda laurea è quella che riguarda le scienze cognitive della comunicazione, cioè noi studiamo la comunicazione cercando di aprire la testa, la capoccia, vedendo nel cervello che cosa avviene, vedendo le patologie della comunicazione, ma appunto vi dirò brevemente che cosa ci sono in queste due lauree e perché secondo me vale la pena iscriversi al corso di laurea in comunicazione. Ora, la laurea in giornalismo, ovviamente con tutte le nuove tecnologie del giornalismo, con tutte le nuove possibilità offerte ormai dal giornalismo, il giornalismo della carta stampata è la base di tutte le altre forme, ma ovviamente le forme ormai sono molteplici e noi abbiamo dei giornalisti professionisti molto molto bravi, sono due giornalisti per esempio del Corriere della Sera, una fotoreporter, una fotogiornalista che fa tantissimi tipi di fotografia, ma è specializzata nella fotografia di guerra. Ecco, in tutte queste attività di giornalismo voi farete delle attività sul campo. Per esempio la professoressa Bandelli, che è appunto la fotoreporter che vi dicevo, vi porterà in giro per Roma a fotografare. E appunto il giornalismo, sia per la triennale che per la magistrale, ha una redazione che noi abbiamo con una convenzione con il Corriere della Sera, si chiama Cronisti Metropolitani, e i nostri studenti partecipano a una parte della scrittura degli articoli che va sulla cronaca di Roma. Ecco, c'è un aspetto fortemente applicativo delle cose che noi facciamo. E per quanto riguarda l'altra laurea, quindi questo per la laurea appunto che è comunicazione, informazione e giornalismo, l'altra laurea, è quella che ha il titolo di Scienze cognitive della comunicazione e dell'azione. Vi dicevo, è una laurea che sfrutta gli studi cognitivi, ha un approccio fortemente sperimentale. Noi stessi abbiamo un laboratorio di neuroscienze nel nostro dipartimento e quindi gli studenti partecipano non solo alle attività di laboratorio, ma lavorano con noi nei nostri progetti sperimentali. Quindi gli studenti partecipano ai nostri progetti sperimentali, il che significa che sono parte attiva
sia nella costruzione dei protocolli sperimentali, sia nell'elaborazione dei dati, sia nella scrittura degli articoli che noi proponiamo come appunto attività di ricerca. Ecco, che lavoro ci si fa con questa laurea? Ora, per quella di prima direi che il giornalismo e l'editoria soprattutto, Roma è una buona piazza per l'editoria e molti dei nostri studenti trovano poi lavoro nelle case editrici, e soprattutto in quelle forme ormai che sono appunto l'editoria digitale, per esempio. E quindi direi che per quel tipo di chi si iscrive a quel tipo di laurea là, quella informazione di teoria e giornalismo, insomma, il che fare dopo è un po' nel nome stesso della laurea, è chiaro più o meno il percorso, anche se vedrete che le nuove applicazioni sono tutte da scoprire di questo percorso. Per la laurea io le domande che ricevo sempre, perché molti ragazzi e ragazze sono interessati a questa laurea, che è una laurea nuova, c'è solo qui da noi, solo qui a Roma, quella in scienze cognitive della comunicazione, molti ragazzi mi chiedono che ci si fa dopo con una laurea di questo tipo. Allora, vorrei dirvi le due strade privilegiate di questo tipo di laurea. La prima è quella naturale, la ricerca. Ecco, chi si iscrive a una laurea di questo tipo ha in mente di fare la ricerca nella vita. Noi abbiamo convenzioni con il CNR e abbiamo nostri studenti che dopo la laurea adesso fanno il dottorato al CNR. Vi dico, c'è chi studia per esempio la robotica situata, costruisce robottini che si muovono nell'ambiente, c'è chi studia le scimmie al Giardino Zoologico di Roma, una nostra studentessa sta lavorando in un gruppo che lavora con i cebi, piccole scimmie molto simpatiche e molto molto socievoli. E quindi direi la via privilegiata di questa laurea è quella di avviarsi alle attività di ricerca, ma non sottovaluterei per niente gli aspetti applicati o applicativi di queste ricerche. Vi faccio solo un esempio per concludere, raccontandovi una nostra attività, nostra nel senso del gruppo, del mio gruppo, delle persone che lavorano con me nel gruppo di ricerca. Noi abbiamo da poco, purtroppo diciamo non interrotta, perché l'abbiamo continuata in queste vie telematiche, ma abbiamo una convenzione con il Sant'Alessio, che è l'Istituto dei Ciechi, che sta vicinissimo a Roma 3, dall'altra parte della Cristoforo Colombo, perché studiamo la capacità dei ciechi di raccontare e comprendere storie. Questa è una delle nostre attività di ricerca. Ma in questa attività di ricerca è emersa la possibilità di costruire un prototipo tecnologico che è, lo chiamiamo così, un libro multisensoriale, quindi abbiamo già presentato il prototipo di questa cosa, che è oggetto appunto di un progetto di ricerca europeo, cioè costruire un libro che è multisensoriale. Quando sono andato lì la prima volta in questo istituto ho visto la biblioteca, e sono rimasto molto affascinato perché per esempio c'erano dei libri che riguardavano la possibilità di insegnare a un bambino nato cieco, quindi non vedente dalla nascita, che cos'è l'ombra. Pensate che problema concettuale interessante è questo. È come si spiega a un bambino che non ha mai visto che cos'è l'ombra o che cosa sono i colori, la differenza tra rosso e verde per esempio. Però ho visto anche che il limite di questi libri, che erano libri tattili, e quindi abbiamo pensato che con le nuove tecnologie noi possiamo invece aumentare la possibilità e quindi rendere questi libri multisensoriali. E abbiamo costruito un prototipo, che è soltanto un prototipo, ma lo vogliamo sviluppare, che è un libro, chiamiamolo così, ovviamente è un libro tecnologico, che per esempio è in grado, se si entra in un bosco, se la storia racconta che c'è un bosco da attraversare, di sentire il profumo dei fiori. È un libro che ci permette di sperimentare profumi, cose addirittura gustative, quindi si può sentire il sapore di certe cose. Ecco, questo per dirvi che le attività di ricerca per noi in scienza cognitiva sono sempre strettamente connesse con un campo applicativo, e chi ha di voi buona volontà, creatività, perché queste sono cose da inventare, che è un po' credo il destino della generazione di chi mi sta ascoltando, cioè il lavoro è un po' da inventarselo, no? Avere delle competenze, giusto, avere delle buone idee. Ecco, questo è un campo, per esempio, in cui si possono costruire, chiamiamole così, dei libri e inventare
una nuova forma di editoria. Ce ne sono, ho visto pochissimi libri, continuo a chiamare libri, ma vi ripeto, non sono più esattamente dei libri, sono degli oggetti tecnologici sofisticati che comunque ci permettono, nella nostra idea, di utilizzare quelle strategie che chi non vede o chi non sente, questo dipende molto dalle modalità sensoriali, ovviamente sfrutta strategie alternative per la comprensione. Ecco, tutto questo. Quindi chiudo dicendovi, dandovi soltanto degli esempi. Troverete nel nostro sito delle micro lezioni nelle quali raccontiamo che cosa facciamo, vi invito a guardarle se siete interessate, vi invito a iscrivervi. E noi siamo molto entusiasti delle nostre attività, tutti noi professori, lo vedrete. Noi tutti a Roma 3 abbiamo un rapporto speciale con gli studenti, quindi non vi consiglio davvero di andare in altri atenei, questo non temo smentite su questo fatto, e vogliamo degli studenti entusiasti, pieni di inventiva, creatività, perché se voi siete di questo tipo qua troverete davvero delle ottime opportunità. Quindi vi aspetto e vi saluto. Arrivederci. Grazie, grazie al professor Francesco Ferretti per le sue parole. E siamo alle 9:50, mancano solo 10 minuti, ma non temiamo, diciamo, questo tempo, perché vorremmo dare spazio alle vostre domande, alle vostre curiosità. Molte ne sono arrivate adesso in chat. Vi ricordo che è anche presente una live chat generale in tutte queste giornate di orientamento sul sito orientamento.uniroma3.it/live-chat. Quindi anche lì trovate le segreterie dei nostri collegi didattici. Do la parola però, proprio perché appunto Ferretti ci ha parlato dell'entusiasmo e del rapporto speciale che si crea fra studenti e docenti a Roma 3, agli studenti senior, anzi alle studentesse. Per il Collegio di Filosofia interviene Valentina Riolo e poi seguirà Giuliana Franceschini di Comunicazione e Maura Festa del Dance. Prego Valentina, ti vedo già collegata. Eccomi, buongiorno a tutte e tutti, vi do anche io il benvenuto a questa giornata di orientamento e provando a mettermi nei panni di chi oggi deve scegliere cosa fare all'università, quale corso di laurea frequentare, in quale università iscriversi, e mi rendo conto che non è sempre facile, perché qualche anno fa è toccato anche a me farlo, quindi quello che mi sento di fare ora è condividere la mia esperienza di questi anni in cui ho frequentato i corsi, il corso triennale di filosofia e quello magistrale di scienze filosofiche presso l'Università di Roma 3. E, per quanto mi riguarda, ci sono delle ottime ragioni per studiare filosofia, come diceva prima anche il professor Chieradonna. È importante perché aiuta a sviluppare un pensiero critico e poi, secondo me, serve a non fermarsi all'apparenza delle cose, a guardarsi intorno e, in un certo senso, secondo me, studiare filosofia serve anche a capire come esprimere e come argomentare un dissenso rispetto a ciò che non condividiamo, rispetto a ciò che non ci piace, rispetto a ciò che vorremmo cambiare del mondo in cui viviamo. Però spesso quando ci si iscrive a filosofia la domanda che si fa è sì, bello, però dopo cosa si può fare? Ecco, quello che vorrei fare è raccontarvi cosa si fa durante il percorso di filosofia e quindi raccontarvi in un certo senso la mia esperienza a Roma 3. E in questi anni ho avuto modo di partecipare attivamente alla vita dell'università e ho svolto un tirocinio presso l'Associazione IAF Italia, che è la sezione italiana dell'Associazione Internazionale delle Filosofe, dove ho avuto la possibilità di partecipare a delle riunioni e anche lavorare attivamente scrivendo delle recensioni, facendo delle interviste, scrivendo degli articoli. E ho avuto poi la possibilità di partecipare due volte al programma Erasmus, quindi trascorrere un periodo di studi all'estero, e in triennale ho svolto un Erasmus alla Sorbona di Parigi per un anno e invece la magistrale alla Freie Universität di Berlino, quindi confermo pienamente il fatto che ci sono ottimi accordi internazionali per quanto riguarda i corsi di laurea in filosofia e scienze filosofiche.
Sono molto contenta dell'esperienza Erasmus, chiaramente perché dà la possibilità di vedere come funziona anche un altro sistema universitario. Questo dà la possibilità di rendersi conto anche di quanto in realtà ci siano degli aspetti positivi nel sistema universitario italiano e in quella che per me è stata l'università di partenza, quindi Roma 3. Al di là di questo, ho avuto la possibilità di partecipare a degli incontri con il mondo del lavoro. Si faceva prima riferimento alle organizzazioni non governative e per questo abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un incontro con Medici Senza Frontiere, ad esempio. E inoltre, in questi anni ho svolto varie borse di collaborazione e di tutorato presso il Dipartimento e in questo è stato molto interessante anche per me. E confrontarmi con le matricole, con chi si era appena iscritto, perché ho avuto la possibilità di lavorare allo sportello per le matricole che ho offerto il corso di laurea in filosofia. E in questo ci tengo a far notare appunto l'attenzione che il Dipartimento ha verso i propri studenti e le proprie studentesse. Quindi quello che mi sento di dire sicuramente che consiglierei di iscriversi a Roma 3 al corso di laurea in filosofia perché oltre ad avere un'ottima organizzazione, secondo me dal punto di vista didattico, ha anche si creano dei rapporti umani, secondo me, molto belli e molto solidi da questo punto di vista perché ci si può confrontare spesso con il corpo docente e anche quello amministrativo dell'università. In ogni caso, anche se deciderete di iscriversi a qualsiasi altro corso di laurea del Dipartimento in qualsiasi altra università, l'augurio che mi sento di fare è di essere appassionati verso ciò che fate, di fare qualsiasi cosa con e per passione. Detto questo, lascio anche il mio in bocca al lupo a chi sta affrontando la maturità in questo periodo e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, grazie mille a te Valentina. Ovviamente hai detto benissimo, in bocca al lupo per le maturità in corso. Giuliana Franceschini, studentessa senior di comunicazione, vuoi dirci brevemente la tua esperienza? Ci sei, Giuliana? Altrimenti passiamo a Maura. Giuliana non... è Maura. Vediamo Maura, che invece è una studentessa senior del DAMS. Prova a dire due parole anche tu. Abbiamo invertito. Ci siamo? Ci sei, ci sei. Grazie, Ok, buongiorno a Maura. tutti, Buongiorno. a lei. Buongiorno a lei e a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Ho visto che ci sono tantissime domande per quanto riguarda il nostro corso di studi. Io sono una studentessa magistrale del DAMS, in particolar modo del percorso di cinema. Quello che posso fare da studentessa, mi auguro da futura collega, di vedervi l'anno prossimo nei nostri corridoi e di testimoniarvi la mia esperienza da studentessa. Io quando ho scelto il dance e mi immedesimo in voi alla vostra età, quindi quando l'ho scelto triennale per il percorso di triennale, avevo 19 anni, mi ero appena diplomata in un... c'è qualcosa che non va? No. No, sentivo un audio strano. Ti sentiamo bene. Perfetto. Avevo 19 anni e mi ero appena diplomata in un liceo classico e quindi pur sapendo di voler fare cinema, non avevo basi molto solide né sapevo effettivamente che mestiere volessi fare. Quindi quello che mi dissi scegliendo il dance era di darmi un po' di tempo per conoscere meglio la materia, per approfondirla, per conoscere meglio me stessa e quindi fare una scelta oculata per un mestiere futuro. E quello che mi ha dato il dance è stato non solo avere quindi un colmare queste lacune e quindi scegliere effettivamente un mestiere, e io ho scelto per esempio la scenografia, ma è stato a ricevere tutta una serie di offerte curriculari ed extracurriculari che non mi aspettavo e che se magari non sono state propriamente indirizzate verso l'ambito di competenza che poi ho scelto,
mi hanno fatta crescere come persona. Penso per esempio alle borse di collaborazione già citate dalla collega, che io ho lavorato per esempio per il Centro Produzioni Audiovisivi, ma anche per la biblioteca di Ateneo, mi hanno insegnato non solo la dignità del lavoro, ma anche solo a rispettare degli orari, ad avere dei turni, a sorridere anche quando non avevo voglia di sorridere. E tutte queste piccole cose, oltre per esempio all'opportunità che mi ha dato il DAMS di sottoscrivere un tirocinio con una produzione cinematografica che poi effettivamente mi ha fatto fare il primo film e da lì ho conosciuto le persone che ancora oggi mi chiamano, mi ha dato tante piccole esperienze che mi hanno costruito anche proprio nella serietà professionale, detta in poche parole. E questo non è un'offerta che si può dare per scontata in università, ed è una possibilità che mi ha dato di prendermi un anno sabbatico lo scorso anno per esclusivamente lavorare su set cinematografici. Però la scelta dopo quell'anno è stata di tornare per una magistrale, non solo per chiudere un ciclo di studi che è sempre utile chiudere, ma perché diciamo che, come diceva il docente Carocci, che era il rappresentante del nostro dipartimento, vivere l'università, come è capitato a me, quindi come una seconda casa, dà anche la possibilità di conoscere tante persone, non solo professionisti, non solo, e penso ai convegni annuali che vengono effettuati nel nostro Ateneo, quindi conoscere anche persone dello spettacolo, della critica o degli studi umanistici intorno al cinema, importantissima, ma anche gli stessi colleghi studenti con i quali ti ritrovi a fare cortometraggi, a cercare di creare dei progetti insieme, seppur indipendenti, o che magari fanno il tuo nome in una produzione cinematografica. Tutto questo è solo il frutto del vivere un'università come effettivamente una seconda casa, e non esclusivamente per andare a seguire il corso o andare a dare l'esame. E in questo il DAMS è forse un ateneo particolarmente completo, ed è, io parlo del cinema, ma questo si rispecchia praticamente in tutte le arti. Il nostro mestiere in particolar modo è un mestiere molto sociale, è fatto da persone, e forse proprio in qualche modo l'interazione con quest'ultime è alla base di tutto il processo di creazione di una crew, di una troupe, e quindi poi del portare avanti un progetto. E quindi vi auguro di ritrovarvi nei corridoi e di vedervi vivere il DAMS come l'ho vissuto io. Grazie mille. Grazie a te Maura per questa bella testimonianza. Abbiamo recuperato Giuliana Franceschini, studentessa senior appunto di comunicazione, a cui diamo la parola. Ciao Giuliana. Buongiorno a tutti, io appunto sono Giuliana e sono una studentessa del corso di laurea magistrale in scienze cognitive della comunicazione e dell'azione. Dunque, la prima caratteristica che mi ha colpito quando ai tempi è toccato a me fare questa scelta così importante è stata sicuramente l'ampia offerta che Roma 3 propone in questo senso. E infatti la cosa che mi ha colpito è l'approccio multidisciplinare che si ha alla materia, e questa cosa, oltre a stimolare molto l'interesse, perché sicuramente si troveranno gli argomenti molto interessanti, mi ha permesso anche di assecondare in qualche modo quelli che erano i miei interessi personali, approfondendo appunto diversi aspetti. L'altro elemento che per me è stato fondamentale nella scelta dell'università è stato proprio la possibilità di mettere in pratica tutte le conoscenze teoriche che si andavano acquisendo. Infatti qui a Roma 3 io ho avuto una grande possibilità, tantissime anzi possibilità, di partecipare a laboratori, seminari che mi hanno permesso di mettere in pratica concretamente quello che io ho imparato durante i vari corsi. Questa è una cosa molto utile per diversi fattori. Prima di tutto mi sono divertita moltissimo, perché è veramente un'esperienza da vivere in prima persona che arricchisce tantissimo. Poi ho avuto l'occasione di conoscere meglio anche gli altri colleghi, fare gruppo, perché appunto molti erano anche lavori e progetti da svolgere con dei gruppi di lavoro più numerosi, composti da studenti e professori.
E poi è fondamentale perché un'attività di questo genere preparano in qualche modo anche a quello che sarà poi il mondo del lavoro un domani. In particolare io ci tengo a parlarvi del Cosmic Lab, che è il laboratorio di neuroscienze a cui accennava il mio professore, il professor Ferretti, dove ho avuto la possibilità di studiare e di vedere da vicino concretamente in che modo lavora il cervello attraverso strumenti ad esempio come l'elettroencefalogramma che noi abbiamo in laboratorio. Infatti i professori che appunto si occupano di ricerca in ambito neuroscientifico eccetera coinvolgono costantemente noi studenti in tutte le fasi di sperimentazione, di ricerca. Infatti io ho imparato ad usare attrezzature appunto come l'elettroencefalogramma, ma anche a interpretare i dati che appunto venivano fuori da queste analisi, a preparare protocolli di ricerca sperimentali e a stilare, come ricordava anche il professore, articoli scientifici in merito a questi argomenti. Questo dovrebbe bastare a far capire quanto sia non solo veramente al passo coi tempi, ma addirittura all'avanguardia, a Roma 3 come facoltà, cosa che ha dimostrato ancora una volta anche in questo momento di crisi. Io ci terrei a far notare questa cosa, perché come studentessa io non mi sono mai sentita abbandonata a me stessa, non mi sono mai sentita lasciata indietro, al contrario Roma 3 si è data veramente molto da fare per permettere a tutti di proseguire con le nostre attività nel miglior modo possibile e mantenere comunque un contatto sempre più diretto possibile con i professori. Io veramente non posso far altro che consigliare Roma 3 e Scienze della Comunicazione, perché è stata un'esperienza che ha superato di gran lunga quelle che erano le mie aspettative addirittura, perché l'ambiente che ho trovato è stato veramente stimolante e i professori, oltre a essere veramente estremamente competenti, sono attenti ai bisogni e alle esigenze di noi studenti, sono sempre presenti e veramente si instaura anche un rapporto molto proficuo, perché poi questo chiaramente aiuta a sviluppare interesse per l'argomento e a chiaramente poi proseguire con gli studi. Quindi veramente io vi consiglio di scegliere Roma 3 e comunicazione, anche perché gli sbocchi poi lavorativi, come ha spiegato bene il professor Ferretti, sono veramente diversi e soprattutto fondamentali per gli sviluppi che si stanno avendo oggi nel campo del lavoro. Grazie, grazie mille Giuliana. Allora, visto che ci sono molte domande nella nostra chat, e nel frattempo se ne avete altre, se volete fare appunto richiedere ulteriori precisazioni, vi invito a farlo. E intanto do di nuovo la parola al professor Chiaradonna per rispondere ad alcune di quelle che abbiamo visto. Prego Riccardo. Grazie mille Marta. Sì, io ho già, insomma, mi fa molto piacere, ci sono state domande sui corsi di filosofia, abbiamo già interagito in chat, ma volevo rispondere invece in apertura, perché mi sembra dal numero delle domande che ho visto che è una questione un po' sentita. Allora, bisogna innanzitutto chiarire di che cosa si tratta. Come ha detto il direttore all'inizio di questo incontro, i corsi sono a numero aperto, quindi i test che andrete a svolgere a fine novembre non sono test per accedere ai corsi. Ai corsi si accede, sono ad accesso libero. Questo è un punto che va veramente tenuto presente. Che cosa sono allora questi test? È un adempimento peraltro previsto dalla legge ci consente di valutare le vostre competenze quando vi iscrivete a Roma 3. Sono test che quindi riguardano, è un test che riguarda la comprensione di un testo, la risposta ad alcune domande di cultura generale, domande di logica e comprensione linguistica e di comprensione all'ascolto. E nel
Questo serve non a permettervi di iscrivervi, ma a capire un po' qual è la vostra situazione al momento di cominciare a frequentare i corsi. Naturalmente può essere che questo test di ammissione, che si svolgerà a fine novembre, e rispondo alla domanda, uno di voi ha chiesto, o una di voi, come mai a fine novembre se l'anno accademico è già cominciato? Proprio perché non è un test di ammissione. Ci si può tranquillamente iscrivere. Il 25 novembre, con iscrizione in scadenza il 18, si effettua questo test e abbiamo un po' una fotografia dei nostri studenti. Qualora ci siano delle lacune da colmare, sono organizzati dei corsi di recupero a partire da gennaio, che vanno effettuati durante il primo anno. Sono dei corsi di recupero proprio focalizzati a quelle competenze. Non è un esame in più, attenzione, sono corsi di recupero che si seguono, che vi aiutano molto a entrare in una dinamica che è quella dei corsi universitari e che alla fine si chiudono anche questo con una verifica. Oltretutto, si può dire, ma io ho avuto gli obblighi formativi e tuttavia questi corsi mi lasciano, come dire, come se li sentissi come un peso. In realtà, qualora si conseguano 40 crediti durante il primo anno di corso, gli obblighi eventuali, obblighi formativi, sono comunque assolti. Quindi, do queste tre informazioni che mi sembrano informazioni chiave. Non è un test di ammissione, è un test di verifica delle competenze. Si svolge a fine novembre proprio per questo. Ci sono corsi di recupero delle eventuali lacune a partire da gennaio. In ogni caso, eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono considerati assolti qualora durante il primo anno di corso si conseguano 40 crediti con gli esami effettuati. Non è quindi un test da sentire come un esame punitivo di cui avere paura, è soprattutto una, chiaramente il passaggio dalla scuola superiore all'università comporta un cambiamento, no? Anche di modalità di apprendimento, di modalità di studio, e questo test serve precisamente ad aiutare noi e voi nell'accompagnarvi in questo momento di transizione. Questo è quello che mi premeva dire a proposito di questo test, la cui finalità talvolta è un po' diciamo fraintesa, si intende come se fosse un test rigido di ammissione, non è sicuramente così. Io forse volevo adesso magari lasciare anche un po' la parola ai colleghi, perché se poi ci sono delle domande su filosofia specifiche, magari potrò ritornare in seguito anche rispondere in chat. Grazie. Grazie mille Riccardo, non so se Francesco o Enrico vogliono intervenire con diciamo rispondendo a domande che avete trovato nella chat. Enrico, ti vedo collegato. Enrico Carocci, rappresentanza appunto del Collegio di Appennanza. Vai. Si sente? Buongiorno. Sì, volevo soltanto aggiungere appunto, IOFA, questi obblighi formativi servono a voi, devono servire a voi, sono uno strumento che ci consente di venirvi incontro e di farvi sentire meno spaesati. Alla fine mi premeva sottolineare questo aspetto. Ci sono diverse domande anche per ciò che riguarda la magistrale e quindi voglio limitarmi a dire che appunto voi potete trovare sui nostri siti comunque tutte le informazioni. È evidente che non ci sono dei test d'ingresso di questa natura per ciò che riguarda le lauree magistrali, perché ho visto che qualcuno lo chiedeva, l'accesso alle magistrali è diverso. Per ciò che riguarda cinema e teatro musica si chiede soltanto di avere un certo numero di crediti maturati alla triennale nelle discipline specifiche. Questo perché le nostre lauree magistrali in teatro, musica, danza e poi in cinema, televisione, produzione multimediali sono delle lauree appunto che anch'esse offrono un ampio ventaglio di corsi specifici e quindi appunto laddove i corsi di laurea triennale vi offrono quel primo sapere che vi consente di orientarvi, le lauree magistrali vi danno dei saperi appunto proprio più specifici, in alcuni casi più professionalizzanti, e quindi si chiede di poter dare per scontato quel sapere
quel sapere di base. Chi ha svolto da noi la laurea triennale in DAMS evidentemente passa senza problemi alla magistrale, chi viene da altri corsi deve sostenere qualche esame in modo da avere appunto il sapere che consentirà agli studenti di andare avanti. Entrambe le nostre magistrali sono comunque molto più specifiche, per ciò che riguarda lo spettacolo dal vivo da un lato e il cinema e i media audiovisivi dall'altro. Mi fermo qui. Ok, Francesco Ferretti, per caso sei online, vuoi intervenire? Sì, rispondo brevemente ad alcune delle domande. Alcune riguardavano il test e quindi Riccardo Chiaradonna ha già detto un sacco di cose. No, ritorno sulla questione della triennale, perché io ho detto in anticipo il perché, no? Secondo me nella scelta della triennale è bene avere uno sguardo più ampio e guardare anche alle magistrali. Però qualcuno mi ha detto, ma sì, nello specifico però che si fa la triennale. La triennale è giusta, questa richiesta. Allora, nella triennale noi prepariamo entrambe, cioè prepariamo i nostri studenti alla possibilità di accedere a entrambe le due lauree di magistrale. Quindi troverete in una forma ovviamente più di base, perché questa è una laurea triennale appunto, quelli che sono poi i fondamenti per accedere alle nostre lauree magistrali. Questo lo facciamo sia perché, essendo le nostre lauree magistrali specialistiche, c'è bisogno di una base di partenza, e sia perché speriamo, tentiamo in questo modo di costruire un percorso che allunga la permanenza nelle nostre università degli studenti di triennale. Ecco, questa è la questione. Quindi troverete esami di giornalismo, esami di condensati, di forme di editoria, di strutture della narrazione, per esempio giornalistica. Noi pensiamo che le nuove forme, quelle del racconto in particolare, siano, diciamo, uno strumento essenziale per la capacità di raccontare i fatti che avvengono nel mondo. E questo anche perché pensiamo, questo ve lo do come una delle indicazioni che, se volete, sono un po' al fondamento di alcuni, almeno dei nostri corsi, che le capacità narrative hanno un forte impatto persuasivo. Quindi per chi di voi è interessato, per esempio, ai temi come il marketing, la pubblicità, sappia che nello studio di alcuni aspetti della comunicazione, come appunto la comunicazione narrativa, la capacità di raccontare storie, noi siamo gli unici animali che raccontano storie. Quindi chi studia comunicazione imparerà che molti animali comunicano, la maggior parte degli animali comunicano, le formiche comunicano. Le formiche hanno un cervello con 50.000 neuroni in testa, e quindi non sono propriamente animaletti così semplici da un punto di vista evolutivo, ma gli unici animali che raccontano storie siamo noi umani. Quindi questo, noi pensiamo che la comunicazione sia in larga parte governata da questo fatto. Chi ha in mente il marketing, la pubblicità, se impara le tecniche di narrazione, di persuasione, ci abbiamo molti corsi su questo, impara, secondo noi, delle tecniche sofisticate. Ecco, questo già alla triennale vedrete tutte queste cose. Un'ultima cosa e chiudo. Qualcuno ha chiesto sulla possibilità dei tirocini e la possibilità di Erasmus, quindi di progetti all'estero. Certo, sono non solo contemplati, ma fortemente favoriti dai nostri corsi di laurea. Persino la capacità di fare dei tirocini, che noi abbiamo chiamati tirocini di ricerca, quindi la possibilità di studiare all'estero per la tesi di laurea, quindi per laddove si fanno quelle attività che riguardano l'argomento di tesi, noi spediamo molto volentieri, con una certa spintarella energica, i nostri studenti ad andare anche all'estero. Quindi sì, non preoccupatevi, ma questo è quello che più ci interessa che noi che voi facciate. Mi fermo qui. Grazie mille, grazie professor Francesco Ferretti. Ci sono diverse domande ancora, a molte stiamo rispondendo, diciamo, sotto direttamente nella chat, ad altre la più carina che mi permetto di prendere in carico, perché mi ha stimolato una riflessione, e concludiamo così questo nostro
incontro di presentazione è quella: qual è il corso migliore per lavorare in Disney? Essenzialmente tutti e tre, nel senso che dipende da cosa volete fare in Disney. Chi ha fatto questa domanda evidentemente ha una passione per un mondo, diciamo, narrativo e di grande impatto che tutti quanti noi viviamo e conosciamo fin dalla tenera età. Però Disney è una grande azienda di comunicazione, di promozione, di creazione di storytelling che può avere bisogno di competenze che trovate all'interno di questo dipartimento, sia dei filosofi, sia dei comunicatori, che di chi si occuperà magari di animazione, di narrazione per immagini, quindi se non di musica, di altre forme di arti performative. Quindi all'interno di questo dipartimento troverete ogni tipo di competenza necessaria a lavorare in una grande azienda come Walt Disney Italia. Vi saluto a nome di tutti e di tutte i rappresentanti del nostro dipartimento. Vedo che magari qualcuno vuole ricollegarsi online e salutare, ma purtroppo la camera inquadra soltanto una persona per volta, quindi è molto difficile fare una panoramica di saluti in video. La raccolgo io i saluti di tutti e di tutte e vi ringrazio per essere stati con noi. Vi dico anche che appunto questa chat rimane adesso visibile e tutti quanti contribuiamo a rispondere per iscritto alle domande che ci sono state, quindi recuperiamo anche quelle delle 9 di mattina se ancora non hanno avuto risposta, altrimenti allo stesso tempo potete collegarvi sulla live chat dell'orientamento e di tutte appunto le segreterie del nostro dipartimento con informazioni più specifiche su iscrizioni, bandi e modalità appunto di partecipazione a tutte queste cose. Quindi vi saluto e in bocca al lupo per la maturità e speriamo di vedervi presto qui nelle nostre aule e nei nostri computer. Arrivederci.